quali sono i dettagli che identificano le tendenze 2018? A Milano si fa luce sulle novità moda della primavera-estate 2018. Luce è proprio la parola che identifica il concept di questa nuova edizione, la numero 92 di Linea Pelle, perché si attribuisce maggiore valore e spazio a colori accesi. Si osa nell'anticipare tendenze dal carattere forte. News from the Future riepiloga le proposte per la primavera-estate 2018 presentate nell'area trend della fiera. Ci si concentra su colori nuovi, dove il pastello lascia spazio a tonalità più fresche e dalle sfumature che evocano il mondo digitale. Il naturale si raffredda, i materiali si arricchiscono di venature luminose e cangianti. Arancio, rosso, bluette, verde e toni del grigio sono tra i colori più in vista tra le proposte in esposizione. La vetrina principale, dedicata alle novità della pelle, dei tessuti e degli accessori, si articola nell'esposizione di 2000 modelli, tra i migliori proposti dagli espositori nelle aree trend. Quest'anno la parte principale di questo showroom professionale è stato collocato in una posizione più centrale per consentirne una migliore esplorazione all'ingresso del padiglione 13. Le altre due aree trend sono invece sempre posizionate nei padiglioni 19 e 22 come nelle scorse edizioni. Tra le novità tecniche proposte ci sono soluzioni che cercano di andare sempre più incontro alle esigenze dell'ambiente, non solo dei clienti. Sono state presentate una macchina dalla tecnologia innovativa per applicare la carta e una velatrice per spalmare. L'intenzione della fiera è sicuramente quella di coinvolgere sempre più interesse verso questa manifestazione che orienta alle scelte fashion. Quest'anno Linea Pelle ha lanciato un hashtag ufficiale che ricorda il numero delle edizioni già messe in campo, Linea Pelle 92. In questo modo si desidera raggiungere sempre più giovani talenti che operano o si affacciano al settore con competenze e creatività. Ampio spazio è infatti lasciato durante la fiera ai giovanissimi, in quanto l'evento ospita la sesta edizione del concorso nazionale Amici per la Pelle, dove sono coinvolti gli studenti delle scuole secondarie e inferiori dei principali distretti conciari italiani. L'oggetto della competizione 2017 era sviluppare il tema Toy Tan, il giocattolo nella sua evoluzione storica e culturale. Le partecipazioni maggiori sono arrivate da Toscana, Lombardia, Campania e dal Veneto. Linea Pelle propone le novità della moda a livello internazionale e nonostante le importanti presenze estere, ciò su cui si puntano i riflettori è il saper fare italiano.